Chiavari, capitale della spada per un weekend, con queste qualificazioni area nord verso i tricolori, un impegno importante ancora una volta per una Liguria che vuole mettersi al servizio della federazione con l'organizzazione di un evento molto significativo. Sì, innanzitutto va sempre rivolto un ringraziamento agli organizzatori perché le gare di scherma sono molto impegnative e quindi coloro che danno la disponibilità ad organizzare una gara di scherma per me sono degli eroi dello sport, perché sono un tale impegno svolto sempre a titolo totalmente gratuito, anzi a volte mettendo a disposizione anche risorse personali non indifferenti, e quindi di questo va sempre dato un ringraziamento. Per quanto riguarda il posizionamento, è chiaro che la Liguria rappresenta un punto estremamente importante, cioè del movimento schermistico. Qui ci sono realtà sportive estremamente significative, sia nel fioretto che nella spada che nella sciabola, e quindi non può non esserci una grande attenzione da parte della federazione a quello che accade in questa regione. Oggi guidata peraltro da Giovanni Faccini, che è l'organizzatore di questa manifestazione, che sta dando anche un grosso impulso proprio sull'organizzazione regionale, insomma attraverso anche la formazione arbitrale, quindi magistrale, quindi sta dando una spinta affinché il movimento poi cresca ancora di più. Inquadriamo il momento della stagione e il valore di prove nazionali come questa. Ma questa è la prova, è la prima prova che come dire, lancia la stagione agonistica in funzione della finale poi dei campionati assoluti, perché poi il meccanismo della scherma è un meccanismo di tappa settimanale, affinché poi ci sono tutta una serie di qualificazioni che poi porteranno alla fase finale del campionato. Quindi questa è una tappa importante, perché peraltro è la prima tappa assoluta che deve dare i primi segnali, no? Per coloro che già stanno in buona forma e coloro che invece devono entrare in buona forma. Oggi abbiamo questo evento, poi ci prepariamo per la Spezia, per gli assoluti, poi chiaramente ci sarà l'evento clou, che sono i campionati europei a Genova, sui quali chiaramente la federazione è impegnatissima a sostenere il comitato organizzatore, dove ancora una volta il motore è Giovanni Faccini, e che quindi insomma da questo ci dà ampia tranquillità sui risultati futuri. Però ecco, ci tengo a dire che poi la cosa importante di queste manifestazioni e considerare tutto quello che c'è intorno, no? Perché non c'è soltanto la manifestazione nazionale che rende importante un territorio, ma poi ci sono tutta una serie di eventi e l'attività delle società di scherma che fanno sì che il vessillo della FIS è gloriosamente sul territorio. Giovanni Faccini, oggi con questa prova di qualificazione area nord dei tricolori possiamo dire Chiavari chiama la Spezia, ci sarà ancora una prova nazionale alla Spezia che poi ospiterà i tricolori, una Liguria grande protagonista intanto a livello organizzativo. Ma sicuramente siamo felici quest'anno e da parte anche appunto grazie alla Federazione Italiana Scherma, che ha voluto assegnarci tre gare importanti, la prima delle quali è proprio questa, con la prima prova di qualifica nazionale assoluti che stiamo svolgendo a Chiavari. Ci sarà un secondo appuntamento con una seconda prova che organizzerà il Circolo Scherma alla Spezia, e poi sommando le due prove le migliori andranno a fare i campionati italiani assoluti che per la prima volta ospitiamo in Liguria. Oltre ovviamente a diciamo, queste due gare, saremo sicuramente attivi anche con altre manifestazioni, e tutto questo sempre in preparazione poi degli eventi importanti che si svolgeranno nei prossimi anni e che ci vedranno sempre coinvolti come Liguria, diciamo, nel mondo della scherma, per portare grossi eventi. Oggi la spada, ma ci sono anche il fioretto e la sciabola, in cui si registra una crescita della scherma Liguria. Ma sì, ecco, diciamo che uno degli obiettivi nostri è proprio quello di riuscire a riportare anche la scherma in una provincia ligure che ancora
da troppo tempo manca, mi riferisco a quella di Imperia, e stiamo lavorando per questo. Speriamo di avere un supporto anche da parte di università con le quali abbiamo iniziato a dialogare, e soprattutto il problema è quello di riuscire a creare dei nuovi istruttori che siano residenti nell'estremo ponente ligure. E il nostro obiettivo sicuramente è quello di avere in Liguria tutte e tre le armi. A oggi la sciabola viene fatta dal circolo scherma Voltri, dove stanno ottenendo dei grossi risultati, e anche il fioretto abbiamo tre circoli, ricordo il club scherma Rappallo, Savona e La Spezia. È ovvio che per noi è importante riuscire a mantenere tutte e tre le armi, ma anche a farle crescere sia in numeri e sia in qualità. Si parlava appunto di grandi eventi, oggi anche la presenza del vicepresidente nazionale, lo sguardo va naturalmente anche a quello che sarà il grande evento conclusivo degli europei del 2025 a Genova. Ma sicuramente abbiamo oggi ospite uno dei due vicepresidenti della Federazione Italiana Scherma, Vincenzo De Bartolomeo, che ringrazio, e mentre il presidente Paolo Azzi insieme al vicepresidente vicario Maurizio Randazzo non sono a Chiavari, in quanto sono a Losanna per il convegno della Federazione Mondiale di Scherma. Sicuramente tutti questi eventi traguardano quello che sarà un grosso, importante obiettivo per noi, quello di Genova, dei campionati europei che si svolgeranno nel 2025 al Jean Nouvel. E ricordo che per l'anno precedente, il 2024, e qui devo già ringraziare il Comune di Genova, che insieme al Porto Antico ci darà la possibilità di organizzare un evento nazionale a Jean Nouvel, che poi nel 2025 sarà sede dei campionati europei.